che veniva abbastanza spontanea e in realtà non mi sono mai nemmeno chiesta il motivo. Tuttora non me lo chiedo e viene da sé. Nel mio percorso sono partita, artisticamente parlando, dal liceo artistico, poi ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Bologna. E diciamo che in entrambe le situazioni ho avuto modo di intraprendere percorsi anche molto, molto diversi, quasi diametralmente opposti. E quindi mi sono trovata in una situazione dove avevo moltissime carte da poter giocare, ma nessuna di queste mi convinceva in pieno, nessuna mi sembrava quella vincente, quella più corrispondente della mia identità, di quello che volevo essere, che volevo diventare. Ho notato delle cose che mi venivano dette dall'esterno, ovvero caratteristiche che gli altri notavano nei miei lavori, che io buttavo giù inconsapevolmente. Sicuramente una di queste cose è la mia vicinanza allo stile Liberty, all'Art Nouveau, che ribadisco non è stata per niente una scelta, non è stata una mia decisione perfettamente consapevole, ma è stato un rendersi conto di una mia vicinanza a questo mondo e alle sue caratteristiche, che quando poi ho iniziato a studiare e ad approfondire ho riconosciuto come il mondo che perlomeno ora, in questo momento, mi appartiene di più. È sempre molto difficile andare a formare un proprio stile, un qualcosa che ci caratterizzi. Ci vuole tempo, ci vuole studio costante, dedizione e anche una certa consapevolezza di quello che poi si vuole esprimere, raccontare. E quindi io mi ero trovata un attimo in una sorta di bolla in cui avevo deciso di non guardarmi intorno, di non osservare il mondo artistico in giro, sia presente che passato, e mi ero autolimitata in questo modo per sicuramente paura, invidia e tante altre cose stupide. Ho capito l'importanza e il valore dello studio. Mi ha sicuramente permesso di capire questa affinità di cui parlavo prima con lo stile di fine 800 e primi 900 e con tanti altri stili in realtà, con tanti altri periodi artistici meravigliosi. Insomma, il fatto di poter carpire da ognuno quello che più mi serve in quel momento è una cosa che puoi fare solamente se certe cose le conosci, le esplori. Mi ha sempre colpito tantissimo una frase che disse il maestro Palumbo, che in realtà è una citazione di Silver, ovvero: se vengo definito mi sento già finito. Ho sempre ritenuto fondamentale il fatto di non limitarsi da soli, di non erigersi addosso delle barriere, dei muri da cui poi noi stessi non vogliamo uscire, per cui nella mia personale ricerca un punto fondamentale è sempre stato quello di dire: io voglio poter fare quello che voglio fare, quindi non mi interessava dire sono una fumettista, sono un'illustratrice, sono una disegnatrice di fumetti manga, di fumetti americani, di illustrazioni per l'infanzia, illustrazioni di flyer. Questo non mi interessa. Il fatto di capire, di impegnarsi nella propria determinazione a 360 gradi.
Io credo che nella vita in generale siano sempre importanti gli incontri con persone che in un modo o nell'altro vanno a determinare la persona che sei. Ho conosciuto sia al liceo che in accademia molti artisti, molte persone del settore, perché soprattutto in accademia i professori sono professionisti e solamente in un secondo momento sono professori. Ci sono delle persone che in un certo senso ti determinano un cambiamento. Il giorno prima di conoscerli eri una persona, il giorno dopo eri un'altra. In alcuni momenti del mio percorso ho incontrato determinate persone, sia al triennio come Luigi Raffaelli, al biennio Alessandro Micheli, o durante il tirocinio che ho fatto in accademia, Giuseppe Palumbo, che hanno, ognuno di loro ha contribuito a formare un tassello della persona che io sono oggi, artisticamente e umanamente parlando. Mi piace a volte pensare a cosa esattamente ognuno di loro ha lasciato in me, e sono tutti elementi diversi, ognuno dei quali serviva in quel preciso momento. Gli devo davvero molto, e la mia riconoscenza, quella c'è e non cambierà. A me piace moltissimo lasciare libero spazio all'interpretazione di chi osserva i miei lavori. Infatti spesso mi trovo in difficoltà a doverli spiegare perché mi sembra una limitazione verso gli altri. Poi è bello, anche a me piace quando vedo un'illustrazione, mi piace sapere esattamente cosa ha portato l'illustratore a realizzarla. Però questo non, almeno io per quanto riguarda i miei lavori, non vorrei che diventasse un limite appunto alla fantasia e all'immaginario di chi le fruisce.